Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, la versione demo. Come potete vedere dal menu qua c'è la possibilità di acquistare la versione completa, ma io voglio portarvi la versione demo perché sto valutando, come magari alcuni di voi, se acquistarlo o meno. C'è una grafica che ricorda molto quella di Zelda. Io non sono, lo annuncio subito, un fan di Monster Hunter, per quanto io lo abbia acquistato in preda a un impulso ossessivo compulsivo, mi ci sono trovato abbastanza annoiato in tempi brevi. Questo vabbè è una questione di puramente di gusti, quindi non giudicate da questo. Comunque abbiamo la possibilità di creare il nostro personaggio con... Sì, questa è una cosa un po' scomoda, il fatto di dover selezionare e poi scegliere il tipo di faccia. È uno stile abbastanza particolare, il colore della pelle lo facciamo abbastanza chiaro, facciamo la capigliatura anche... Adesso lo selezioniamo, andiamo a vedere se c'è qualcosa che si confa, esatto. Voglio togliere questo osceno orpello dalla mia testa, perché se si potesse togliere sarebbe meglio. Questi accessori. No, ma credo di no. Abbiamo la bocca, ma a me piace così. La possibilità di scegliere la voce, il nome. Lo chiamiamo Indie. È un gioco che ricorda molto Pokémon. Alcuni hanno detto che è superiore a Pokémon, altri hanno detto che è inferiore per il concetto dei monstri, quindi dei mostri. Che cosa prende da Monster Hunter? Il gioco prende un pochino, diciamo, la lore, le missioni, magari la presenza di mostri famosi nella serie, ma oltre a questo non so dirvi, perché io Monster Hunter non l'ho approfondito tantissimo, a dire la verità. E, però ecco, è una sorta di gioco che può ricordare magari anche il primo Ni No Kuni, con la differenza che il combattimento è a turni. In questo caso invece si potrebbe pensare a un Dragon Quest, però ci troviamo di fronte a un gioco a turni dove si scelgono le creature da mandare in combattimento, e qui appunto torniamo a Pokémon. Anche se in realtà rispetto a Pokémon cambiano alcune cose, perché c'è il discorso delle uova, la chiusura delle uova dei nostri mostri, la gestione della genetica, dove è possibile diciamo consumare un nostro mostro estraendone una mossa fondamentale, poterla trasferire su altri. Questo è l'inizio della storia, la demo è una versione limitata ovviamente del gioco completo. E il gioco ci dice adesso che possiamo saltare questa intro tenendo premuto backspace, in modo da poter andare a iniziare la nostra avventura. So che tanti lo avete già visto da altri giocarlo, diciamo magari in fasi anche molto più avanzate, però insomma io lo sto giocando per la prima volta, voglio valutarne appunto l'acquisto finale del gioco completo, ma ho voluto provare la demo. La demo pesa circa 5 giga da Steam. Perché siete entrati in una montagna sacra? Perché lì dentro vive un pericoloso Rathalos? Non pensi che avreste dovuto dircelo? Come pericoloso Rathalos che vive in una montagna sacra? È Rata Guardiano, è lui che protegge l'isola. E chi è rimasto ferito la pensa diversamente. Questo perché gli avete puntato contro un'arma. L'isola appartiene ai Raider, bandire un'arma contro una rata guardiana è un gesto imperdonabile. Questo atteggiamento è tipico dei giochi orientali. Abbiamo appositamente inviato i cacciatori al festival della nostra isola per ricucire i rapporti. Ci sono bambini che ascoltano, datevi una calmata. Beh, no, ma noi siamo qua per giocare, quindi saltiamo la cutscene in modo che non ci spoileriamo la storia. Vediamo un attimino le meccaniche come cominciano. Qua siamo noi.
Vuoi venirti anche tu alla spedizione? Hanno organizzato una spedizione, probabilmente vanno dentro la montagna, quindi potrebbe essere pericoloso. La ragazzina è appena diventata un vero rider. Rider perché alcuni mostri, li potete cavalcare utilizzandone le peculiarità nei dungeon, soprattutto dove magari trovate dei salti da fare e usate il monstro per saltare, così come andare in acqua e cose del genere. Not to worry, Kana can guide you. Va bene, e lei ci accompagna. So, I'll be a teacher? Something wrong? No way. It sounds kind of È cool. onorata di farci da maestra. Mettiamoci Rider class. al First things pa. first. Equipaggiamo il nostro equipaggiamento da rider. Vi comunque anticipo che lo sto giocando con mouse e tastiera, quindi valuteremo anche questo Oh, aspetto qui. wow. You look the part Cosa molto already. bella del gioco che ho visto anche dalle recensioni e dai video è che ci sono tutta una set Maybe di it's safe armature che to si be possono ready. prendere, sbloccare e craftare. Rider Questa è una class. cosa interessante, magari potrebbe fare gola agli appassionati di collezionismo nei giochi. Una luce rossa minacciosa illumina la notte del festival. Il Rata Guardiano, protettore dell'isola, scompare. Quale mai potrà essere la causa di questi strani eventi? Capo Gara ordina ai rider del villaggio di indagare. Da qui iniziano i tuoi primi passi da rider. Ok. Indicatore in movimento, usa, non mi dice cosa, ma vabbè. Premi F per parlare con i personaggi che hanno un fumetto sopra la testa, i personaggi con i fumetti rossi ti faranno avanzare nella storia principale, quelli con il punto esclamativo ti proporranno missioni secondarie. Gli obiettivi della missione appaiono nell'angolo in alto a destra. Va bene, puoi salvare i progressi dal letto di casa tua o in qualunque chiosco della Gattovana. La Gattovana è un altro luogo dove è possibile poi andare a usare un viaggio veloce. Allora, il movimento è con WASD, mentre col mouse cliccando con il tasto destro, ora vedete la freccia, col tasto destro potete ruotarlo, quindi è molto interessante. Non si va avanti con il... Beh, lo vedremo nelle quest. Non si salta, questo mi sembra di averlo già visto. Graficamente sembra un gioco preso da Switch. Carina la grafica, poi ovvio non è miracolosa. Sempre riguardo a quel discorso dei giochi che ci fanno sognare, diciamo che potrebbe essere abbastanza evocativa questa ambientazione. Col tasto M, cosa molto gradita, si apre la mappa, quindi è interessante questa cosa. Comunque abbiamo la nostra missione con Kaina che ci parla. Kaina si chiama, non ho detto bene. Took you long Ci hai enough. messo un po', ma alla fine ce l'hai fatta. Sì. Rilassati, Hey, lighten up, novellino. newbie. Andrà tutto bene, gli stessi geni di Best Red, genes, ricordi? you. Not to mention, I'll be by your side. You're sure to become a top-notch rider in no Non time. è propriamente un'armatura che ripara quella, ma va You know that's the bene. spirit. Così si fa. Let's get Va bene, started. cominciamo. Regola numero uno dei rider. Riders I form rider bonds stringono un legame with con their i mostri companions che a loro and volta become diventano mostri, monsti. monsti. Which reminds A me, is proposito, tu Sylvia ancora around? non hai Then mosti? the first step Allora, is to prima find cosa, out dobbiamo where the partire rider alla ricerca di guardiano un nuovo hatch was. uovo. Di un You uovo? can Ok, use them durante to le locate ricerche potrei the usare uno dei research miei facility. mosti. Va bene. This here is Ronmar. Per voi è veramente molto carino. È un po' selvaggio, ma una volta che avrai imparato a cavalcarlo, ti porterà ovunque. Carino. You know, Sai, though, novellino, mentre ti guardo mi Sylvia torna in did mente la say prima volta che ho that when cavalcato I un first rode a Monsti. Monstie. Anyway, enough about Basta me. parlare di me. There's Va something I really bene, want now. cosa importante che devo dirti? I Monstie Monsti have sono memories. un'estensione del nostro corpo. Loro ci True, portano as ovunque far vogliamo as the eye can andare. see. But they're Però not non humans. sono oggetti da They're manipolare. living creatures. Sono creature Maybe viventi, they non è can rest in peace. un'esagerazione dire che sono i nostri migliori Maybe amici. Devi they're friends. prendertene cura e ricorda This sempre di memory mostrare la should tua gratitude. gratitudine. Va bene? Okay, Se hai capito then questo, we'll sei una botte understand di what you said. ferro. Va bene? Here, take Ecco, this. prendi questi, sono gli appunti del Here's rider. notes. Classico Maybe you'll diario. find helpful Qui dentro info troverai on informazioni monsters utili and sui local rider mostri, o il guardians. bestiario, insomma. Try Prova ad opening the aprire il menu menu per and leggere finding tutti gli out. appunti. Va bene, grazie. Now that we've Ora che gotten siamo this pronti, è ora di opening, partire let's per get la caccia busy. all'uovo. I Non can't vedo l'ora wait di to get cominciare. started. Va bene. Vediamo un attimino come funziona. Usciremo dal villaggio, inizieremo la nostra ricerca a questo punto. Premi esca per aprire il menu. Qua ho molta paura ad aprirlo perché spesso in questi giochi, stile un pochino orientale,
Spesso i menu sono, perlomeno su mouse e tastiera e non il pad, sono messi in posizioni abbastanza scomode. Dice di andare fuori dal villaggio. Ok, allora premo il destro, così inizio a trovarmi più a mio agio. Dobbiamo uscire di là. Apro il menu con il destro, con il tasto esca. Modalità mappa, oggetti. Ci si muove così, ma si clicca anche, che è un grande surplus. Sì, devo dire che questo è fatto veramente bene. Ranmar è lì. Abbiamo le altre cose che si sbloccheranno: la cura veloce, l'equipaggiamento. Con l'equipaggiamento per indossare armi abbiamo la nostra spada, lo slot, spada e scudo, armatura del rider con il livello, la difesa e tutto. Visualizza le abilità. Sì, anche cliccando qua senza necessariamente premere il tasto va a attivare. Quindi è una cosa molto interessante. Abbiamo missioni principali, lo status, appunti del rider con le basi che ci spiega tutto, che andranno poi via via sbloccate, come funziona la battaglia, come funziona l'area, che non so cosa sia, e le strutture. Molto bene, qua devo dire che tutto ok. Fatto che non si può saltare, pazienza, insomma, che serviva saltare per finire di sotto e morire. Tasto F e ci si muove. Andiamo a vedere un attimino come funziona il mondo. Il mondo è, come ho detto, un'alternanza di texture belle plastiche e altre un po' più slavate, ma mi sembra una grafica Switch appena appena migliorata, così a occhio. Ma non mi dispiace perché la grafica Switch non mi è mai dispiaciuta. Poi stiamo parlando di un Monster Hunter che secondo me è comunque anche più colorato di quello che è il Monster Hunter classico che noi vediamo normalmente su PC e su console, che è più cupo. Quindi c'è la tana di mostro alla foresta di Kamuna Sud. Stiamo andando lì, va bene. Ne hai due uguali di mostri, vabbè, diamola. Dai, e vediamoci il primo dungeon. Avvicina i tuoi mostri e premi R per cavalcarlo. Perfetto. Sì, va bene. Ma se io non volessi? Vabbè, premo R, lo cavalco. Figo davvero. E salta, lui salta. Che spettacolo. E noi invece non possiamo saltare. Va bene. Vedi quei mostri fuori dalla tana? Lottare contro uno di loro sarà un buon riscaldamento. Va bene, lottiamo contro uno di loro. L'entrata della tana è lì, ma noi combattiamo con questo. I mostri sono skippabili, soprattutto da quanto ho visto. Se noi torneremo in una zona con dei mostri eccessivamente più deboli di noi, il combattimento dovrebbe essere risolto immediatamente. O comunque in tempi brevi adesso. Comunque siamo noi e i nostri due mostri, perfettamente identici. Un Aptonaut, questa creatura è il compagno ideale per l'addestramento quando sei alle prime armi. Bene, vediamo di cosa siete capaci tu e Ranma. Seleziona combatti, poi usa l'attacco potenza. Figo, perché possiamo andare a scegliere bene che non me lo seleziona tutto, subito. Allora, ci sono diversi tipi di potenza, un po' tipo la morra cinese, dovrebbe essere una roba del genere. Quindi seleziono potenza e scelgo lui. Confermo con invio, ma posso cliccare anche qui, sì. Quando entri in uno scontro diretto con il tuo avversario, avrà luogo un testa a testa. Sì. Potenza batte tecnica. Tecnica batte velocità e velocità batte potenza. Ricorda queste regole, andrà benissimo. La tecnica batte la velocità batte la... Ok. Abbiamo fatto un pareggio. Quindi ha giocato potenza anche lui. Esistono tre tipi di attacchi: potenza, velocità, tecnica. Ognuno di questi ha un punto forte e uno debole. Questo determinerà la vittoria o la sconfitta in un testa a testa. Potenza batte tecnica, sì, questo l'ho capito. È fighissimo veramente il fatto che si può cliccare direttamente sulla voce, comodo, comodo, comodo. La cosa che mi fa spesso scappare da questi giochi è questa, di dover usare i tasti, di dover usare il pad. Se poi voi siete appassionati di pad, vi troverete assolutamente bene. Comunque, quando tu e il tuo avversario vi attaccate a vicenda, si verificherà un testa a testa. Una linea di combattimento mostra chi sta per essere attaccato. Vincendo un testa a testa, l'avversario subirà molti danni e la tua barra legame si riempirà in modo significativo. Abbiamo preso una pareggio, anche il nemico ha scelto l'attacco potenza. Vedi la linea di battaglia? Indica il prossimo obiettivo del mostro. Quindi lei sta. Ah, lui sta per attaccare. L'Aptonaut preferisce l'attacco potenza, vero? Sfrutta questa informazione a tuo vantaggio. Velocità batte potenza. Quindi io uso velocità. Ah, mi muovo con i tasti qua, ok.
Io uso la velocità e confermo. E confermo. Ce l'hai fatta, inizia a prenderci la mano. Sì, diciamo non è una proprio una moda cinese, ma il fatto che un mostro usa un attacco e quindi va controbattuto a suo modo. Se tu o il tuo monstro usate attacchi per un certo con un certo vantaggio, eseguirete un attacco doppio. L'attacco doppio infligge danni ingenti ed evita l'attacco nemico, inoltre potenzia il tuo legame. Se tu e il tuo monstro attaccate e sconfiggete lo stesso avversario usando lo stesso tipo di attacco in testa a testa, avrà luogo un attacco doppio. Sì, ok, questo l'abbiamo visto, perfetto. Quindi a questo punto attacchiamo sempre con velocità, scusami. Vai. Attacco doppio. Sì. Ottimo lavoro, sapevo che ce l'avresti fatta. Bene. La prima battaglia è stata faremo di te un... Ok. Quindi lui ha preso esperienza, puoi salire di livello. L'esperienza viene ripartita tra tutti i monstri che abbiamo, anche quelli che non combattono. Ci viene dato un grado, questo è tipico dei giochi orientali. Ricevi. Ah, prendi tutto, sì, ci hanno dato degli oggetti e dei soldi. Molto bene, andiamo avanti. Sì, l'unica cosa sparisce un po' la freccia ogni tanto, ma... Ben fatto, ragazzino. Per vedere gli attacchi di un mostro equivale a una vittoria certa. Ok. Se i punti vita scarseggiano, usa l'erba scegliendola tra gli oggetti. Seleziona oggetti nel menu campo per vedere gli oggetti che stai trasportando. Va bene. La foresta di Camona sud è poco più avanti. Ok, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Scusi. Ma davvero carino, perché comunque la zona è fatta a macro aree. Quindi ci sono le varie tane e da quanto ho visto alcune sono randomiche e altre invece predefinite. Figo, ce l'abbiamo fatta, andiamo alla tana del mostro e prendiamoci l'uovo. Ok, forza di Camona sud. Ok, dai, andiamo via. Devo ancora capirlo bene il combattimento, dico la verità, eh. Ora passiamo ai velocipedi, usano velocità, quindi la velocità devo controbattere con tecnica. Allora, perché la potenza batte la... sì, infatti, batte la velocità, quindi uso la potenza... La velocità batte la tecnica? No. No. Allora, scusate, fatemi ripensare. La tecnica batte la potenza. La potenza batte... La potenza batte la tecnica, sì. Ma loro sono veloci, quindi usiamo la tecnica. Ok, tecnica. Abilità non ne abbiamo ancora. Concentrati su quello che... Ok. Ah, non me la lascio usare l'abilità. Va bene, va bene, va bene, ho capito. Usiamo la tecnica. Su quale? Su questo? No, su questo che abbiamo di fronte, dai. Sì, che poi sono bruttissimo visto così, ma va bene. Sì, con tecnica abbiamo schivato la sua velocità. Il nemico è come un libro aperto per te. Va bene. Hai subito qualche danno, è ora di curarsi un po'. Va bene. Quindi prendiamo gli oggetti, usiamo l'erba. Su chi però? Su Indy. Eh sì, vedete che mi cura del tutto. Ok. Usiamo sempre tecnica qua, perché... Giusto così. Ok, uno è andato. Un
Non abbiamo abilità ancora da usare. No, non me la lascia usare. Niente. Tecnica di nuovo, va. Non so cosa siano questi tasti qua, ma... Lo scontro si fa serio. Che mi dici di sfruttare la carica della barra legame per usare un'abilità? Ok, me lo stai facendo vedere ora. Ok, praticamente quando si carica una barra possiamo usare l'abilità. Quindi abilità e usiamo, questa è una cosa molto bella, la carica spallata. Sono molto belle anche le animazioni da vedere dopo, quando iniziano ad entrare in funzione. Ok, è stato colto alla sprovvista. Ok, molto interessante anche questo. Ok, è livellato, anche noi siamo livellati, abbiamo ottenuto una serie di oggetti, abbiamo preso un punteggio A, non male, andiamo avanti. Molto bene. Ok, ora stai cominciando a imparare. Molto bene, andiamo avanti. Siamo quasi arrivati alla tana, muoviamoci. Ma devo andare di qua? No. No, devo andare di là. Buh. Procurati di nuovo. Siamo arrivati... Ah no, qua. Qua si può saltare. Ok. Dovremmo attraversare il fiume. In questi casi il monster ti sarà molto utile. Sì, infatti questo l'avevo già visto. È la possibilità di utilizzare un'abilità sulla piattaforma. Quindi quando mi metto qui uso il salto e salto di là. Perfetto. E questo ha questa peculiarità di fare questi salti lunghissimi. Guarda cosa cresce, qua si possono raccogliere robe, diciamo. Quindi premo F, raccolgo l'erba, che saranno quelle della cura, immagino. Qui c'è qualcosa, sì. Miele. Anche qua c'è un fungo. Fungo blu. Questo è un fiore rosso? No, grano dolce. Prendo. Non sono ossessivo compulsivo io su sto looting, però... Andiamo. Ok, dovremmo essere in prossimità della tana. Questo gioco costa 59 euro su Steam, ma in realtà, non essendo sponsorizzato in alcun modo e non avendo il gioco, lo posso dire tranquillamente. Lo trovate sul link che trovate qua sotto, di Instant Gaming, aiutate anche il canale acquistandolo lì, e costa circa 37 euro, quindi parliamo di quasi praticamente un terzo in meno, 20 euro in meno tutti. Che dire, il gioco non mi sembra assolutamente male, infatti lo sto valutando insieme ad altri giochi, perché in questo momento sto valutando anche Nier Replicant come gioco, diciamo, da portarmi avanti, magari o con una live o comunque da giocare per conto mio. Sì, ma cacchio sembrano i dodo con le angurie. Ma che cavolo? Qua credo che conosciamo uno dei primi... Ecco, questo è un personaggio simpaticissimo che è veramente irresistibile da vedere. Molto simpatico, cos'è, una sorta di gatto. E ci seguirà per tutta l'avventura. È un feline. Preferisco, come gusto mio... Ve lo dico così come impressione, la lingua inglese sempre al giapponese. È Naviru. Non ho mai sentito parlare di feline leggendari. Ok,
È proprio testardo, non c'è che dire. Perché non dai una bella lezione a questo studio? È ancora le prime armi. Non preoccuparti, ti darò volentieri una zampa. Siamo abbastanza incoscienti pure noi, eh. Devo rimettersi in sella, via! Che cacchio fa? Ma combatte anche lui? No. Lasciamo una iniziamo a lasciare che ti guidi io. Ah no, fa da guida, pericoloso, stai indietro. Allora, non sappiamo che cosa sia, però secondo me lui è un mostro a potenza. Io sceglierei velocità. Lui fa tecnica. No, ma... Ah, gli altri comunque scelgono... Ah, abbiamo perso, mannaggia. Ok. Ah, ma portare in giro cose usando i suoi artigli. Quindi abbiamo sbagliato, perché ci ha battuto usando questo. Quindi noi a questo punto usiamo... la potenza. Proviamo così. Noi usiamo potenza, questo usa fendente concentrazione, però tra l'altro dovremmo anche avere un'abilità da usare, perché vedevo che sbrilluccica la cosa qui. Carica spallata che usa l'abilità velocità. No, voglio usare la carica spallata di potenza. Proviamo. Vai. Abbiamo fatto un pareggio. Devo ancora iniziare a capire come funziona tutto l'ambaradan qua, perché abbiamo fatto tipo un pareggio, quindi non lo so. Abbiamo fatto tecnica, proviamo velocità. Devo capire bene qual è la soluzione migliore. Lui attacca veloce e noi abbiamo perso. Ok, no, abbiamo sbagliato. Fa fendente di concentrazione, fa critico, e gli ha fatto 3 critici e gli abbiamo dato una bella sberla. Allora, noi non siamo messi malissimo, però abbiamo fatto un attacco a velocità che ci ha sdrumati, quindi dobbiamo continuare con... potenza. Vai. Loro usano attacco a velocità, mannaggia. Usano appiglio roccioso. Mi domando se già userà quella roccia per bloccare i tuoi attacchi. Dobbiamo occuparci della roccia. Questo è un game changer, perché adesso lui ha un danno solo alla volta. Dobbiamo usare un martello per poter abbattere quella roccia che attualmente gli fa da scudo. Questo è un bel combattimento, ma veramente tanto bello. Abilità, mi dice cambia armi. Uso il martello di ferro, sempre di livello 1. Quindi io estraggo il mio martello e uso l'attacco di potenza contro la roccia. In questo caso cerco di distruggergliela. Ok, continua a colpire senza sosta. Ah, eccoli qua, finalmente. Allora, sono armi da taglio, contundenti, perforanti. Ah, ok, sì, infatti c'è anche scritto qua sotto. Ormai la mia conoscenza del GDR. Puoi equipaggiare 3 armi diverse per poter usare in battaglia. Passare un'arma all'altra usando Z, perfetto. Svuota la barra corrispondente alla parte del mostro per romperla. Ah, alla fine della battaglia ottiene un bottino per ogni parte distrutta. Rompendo alcune parti potresti abbattere il mostro e impedirgli di usarli. Ancora abilità. Qua non c'entra niente, ma mi ricordo anche un po' anche Faster Than Light, dove distruggi la sala dei fucili, dei phaser, e la nave non attacca più. Non c'entra nulla, però il concetto è simile. Allora, ha fatto un attacco... Continuano a cambiare qua, non lo so. Comunque io vorrei usare l'abilità
No, non posso. Attacco di potenza sempre contro la roccia. Vedete che in questo caso. Ah, poi attaccare parti del corpo con la mia vetta. Più adatto, distruggi questa parte. Adesso lo attacco con questa. Sì, sì, ho capito. Con questa. Ah sì, lì in alto c'era la barra, l'ho anche vinto lo scontro. Devo capire bene come funzionano queste fasi di combattimento, perché qua stanno, gli stanno scagliando addosso di tutto, non gli stanno facendo niente. E infatti sono io l'unico attualmente che gli fa danno, perché sono l'unico che in modo intelligente sta attaccando il masso. Quindi voglio continuare di potenza, a sto punto finirà poi, sta roccia si romperà. Ok, gli ho rotto la roccia, adesso potete anche fargli danno. Bel colpo socio, l'hai rotto. È caduto. E tutto quello che gli facciamo adesso saranno danni critici. E là, che botta che gli ha dato. 188 di danno. E adesso tocca a me. Voglio attaccarlo, ma voglio cambiare arma e voglio farmi fargli un'arma da taglio. Quindi in questo caso lui gli fa 190. No, volevo usare l'arma, ma va bene. La contundente non andava proprio benissimo, ma vabbè, si è rialzato, non ne vediamo ancora la vita, ma voglio cambiare. No, non me la fa cambiare l'arma, continuo di potenza. Qua non posso, lo attacco di... E di tecnica gli ha fatto tanto danno. Ho vinto io adesso, quindi lui adesso ha attaccato. Continuo a fargli poco danno. Comunque... non sembra avere una bella cera. Il tuo legame è al massimo e devi montare in sella. Molto interessante questa cosa, perché cavalcare la forza del tuo legame, presta attenzione, verrai disarcinato se perdi troppi punti. Ah, ok, la barra legame è piena, possiamo cavalcarlo. I mostri cavalcato recuperano una quantità di punti vita pari a quella del rider, i punti vita del rider vengono ripristinati. Interessante, le abilità legame possono essere usate solo in sella. Vincere un testa a testa mentre si cavalca aumenta il livello del tuo legame, potenziando l'abilità legame. Dopo aver usato l'abilità legame smonterai automaticamente dal monsti. Ah, ok, voglio vederla, voglio proprio vederla, mi sta incuriosendo. Per quanto io non ami i giochi dove c'è solo combat, qua ovviamente non c'è solo combat, ma tutte queste aggiunte mi stanno intrigando non poco. Prendiamo l'abilità. Uè, che spettacolo. Lo mandiamo in orbit. Si sono fatti tutto il campo di Ollie e Benji per raggiungerlo, ma... 313 critico. Mi sta già simpatico il gattone, va. Gattino. È stato meraviglioso. Sembra un po' Lucciconio di Ni No Kuni. Molto bene, prendiamo tutto, abbiamo raccolto. Vorrei capire che cosa sono questi oggetti... ma non c'è modo di vedere. Minerale ferroso, io lo prendo. Poi mi dice becco. Ah, poi si inizia a capire. Grazie al colore della sua pelle. Poi si andrebbe accettato uno per uno per vedere cosa abbiamo preso. Vabbè, sono parti varie. E ok, e quindi abbiamo battuto il 5. Avevo il cuore a 1000. Quanto pare hai ereditato le abilità che ti dicevo, occhio per il talento, dopotutto sono un felin speciale. È un momento epico, ve lo dico io. D'ora in avanti saremo amici per il pelo. E non vorrò niente in cambio. Se volete sdebitarvi, non dico no alle ciambelle. Ok. Beh, se hai fame devi solo chiedere. E torniamo a casa con l'uovo. L'uovo viene fatto schiudere e poi diventa il nostro primo monsti. Casa dolce casa, forza, andiamo a schiudere l'uovo. Raggiungimi nell'area delle scuderie. Allora, questo è
diciamo, la prima parte di questo gioco del nuovo Monster Hunter Stories. Il primo è uscito su Nintendo 3DS, questo è il 2, ma a quanto ho visto non è assolutamente legato come, cioè ci sono dei riferimenti, certo, ma non è nulla di assolutamente vincolante. Non è come giocarvi, non so, The Witcher 3 senza aver giocato il 2, o il Dragon Age 3, The Inquisition, invece di aver giocato il 2, l'1 e l'Origins. Quindi lo potete giocare tranquillamente. Io lo sto ancora valutando, lo valuterò bene, ci penserò, magari continuerò anche un po' la demo per valutare, però il sistema di combattimento mi è già sembrato, per quanto ho visto, già una spanna sopra quella di Pokémon, ma anche tanti altri giochi. La meccanica ricorda un pochino quella di World of Final Fantasy, che aveva questa sovrapposizione di mostri uno sopra l'altro, anche se è sostanzialmente diversa. Mi ricorda un pochino Ni no Kuni come tipo di grafica. I menu sono veramente friendly per quanto riguarda mouse e tastiera. Devo dire, sono sorpreso perché non me l'aspettavo. Spesso mi trovo male con un gioco di questo tipo. Non è male, devo dire. Non è assolutamente male. Ripeto, il gioco 59,99 su Steam, ma se lo acquistate sul link che trovate qua sotto nella descrizione di Instant Gaming, lo pagate circa 37,99 euro, che non è male. Cliccando sul referral del canale date una mano appunto al canale e insomma, magari spendete 37 euro, il canale ne guadagna, non so, 50 centesimi. Quindi, insomma, se volete dare una mano, qua sotto trovate il gioco, il referral. Poi, una volta cliccato, qualsiasi gioco acquistate va bene, insomma, non cambia. Però, ecco, questo voleva essere, lo definirei quasi un non solo indie, perché siamo un po' lì su un gioco abbastanza grosso di Capcom, mi pare. Quindi, però, volevo fare un qualcosa di diverso e provare a scoprirlo insieme a voi. Spero di avervelo presentato bene, magari in un modo un po' diverso da tutti i canali che attualmente lo stanno portando sul canale Viola, sia su YouTube. Ora stiamo andando verso la schiusura dell'uovo, quindi scopriremo qual è il mostro all'interno. Bastone telescopico. Danza cerimoniale del nostro popolo. Il gatto lo imita lì vicino. Bellissimo. Stringi la pietra del legame. Mi sta andando via anche la voce. Credi in te stesso, puoi farcela. Vediamo. Kulu Yaku, che è uguale al mostro giustamente che abbiamo battuto prima. Modifica nome, lo possiamo rinominare, ma cosa che io non farò. Quindi adesso abbiamo il nostro primo mostro ufficiale. Bellissimo. Kulu Yaku. Bene, ragazzi. Con questa bellissima scena io vi saluto e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.